Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto! Ciao, ciao a tutti. Oggi faremo una lettura angelica valida a partire da domenica 2 maggio a domenica 9 maggio 2021. Ok? Utilizzeremo quattro mazzi di carte, quindi due li leggerò io e due Alberto. Allora, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele di Dorin Virtù, stampate da My Life. Abbiamo le carte dell'abbondanza, sempre di Dorin Virtù. Poi abbiamo Work Your Light per gli operatori di luce, che andrà a leggere Alberto. E andiamo anche gli angeli della guarigione, ok, sempre di Dorin Virtù. Quindi, diciamo, vari aspetti della nostra vita. Quindi vogliamo fare una lettura abbastanza ricca per questa nuova settimana, ok? Buon primo maggio a tutti innanzitutto e iniziamo, procediamo con la lettura. Prima di iniziare faremo una preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore ci seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli di Dio che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica. Con amore vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo con amore di tagliare le corde tra me e tutte le persone coinvolte che sono basate sull'ego, sulla paura e sul giudizio. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza del cuore, nella frequenza dell'amore puro, nella frequenza della verità, della saggezza e dell'integrità. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, solo l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica affinché possano arrivare i messaggi più giusti per il massimo bene di tutte le persone coinvolte e per il massimo bene supremo. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria, grazie a tutti gli angeli e agli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica. E così è. Allora, quindi i primi due mazzi verranno letti da me, ok? Andiamo a pescare le tre carte. Naturalmente pescherò anche le carte per Alberto, poi manderemo una foto ad Alberto e Alberto poi farà la sua lettura. Allora, un esito favorevole. Bene, bene, iniziamo bene la nostra nuova settimana, grazie a Dio. Ammetti la verità con te stesso, ok? E agisci di conseguenza, ok? E questa è una carta molto importante. Prenditi un impegno, benissimo, molto, molto chiaro. Dal mio punto di vista, queste carte sono molto chiare. Vediamo gli angeli dell'abbondanza. Parliamo un po' di abbondanza, perché molti mi hanno chiesto sulla riprogrammazione, come raggiungere l'abbondanza. È venuto il momento di mettere il focus nelle tue priorità, va bene? Perché per poter raggiungere i propri sogni e obiettivi è fondamentale questo. È venuto il momento di cooperare, di lasciare andare la competizione. Ok, è vero che non si vede quando le misto, l'ho notato anche nella diretta, Alberto, che praticamente il busto viene tagliato a metà e non si vede quando le mischio. Ok, è venuto il momento di purificare l'energia del cibo che stai mangiando, care anime infinite, l'alimentazione è fondamentale. Ora andiamo a vedere le carte di Work Your Light che andrò a pescare per Alberto e poi manderemo le foto ad Alberto. Allora vedete, è uscita la carta, il concilio di luce. Queste carte sono meravigliose a mio parere. Facciamo spazio. Eccola qua, è saltata. Abbiamo Leap. Ok. Leap cosa vuol dire esattamente, Alberto? Scritto come? Leap.
tipo leap of molto faith, lascia L'ipofede è un atto di un fede. atto di fede, ok. Sì. Quindi you are already doing it, tu stai già facendo questo per quanto riguarda la vostra missione di vita o il lavoro che state svolgendo. E poi vediamo gli angeli della guarigione. Eccola qui. Bambini. È uscita un'altra. Anima gemella. Bene, bene. Una bella lettura, Alberto. Ah sì, molto. Eccola qui. No, ne sono uscite due, caro Alberto, di cui una parla di romanticismo, quindi da associare all'anima gemella, e l'altra miracoli. Che bello. Bene, adesso io ti mando le foto e poi possiamo procedere con la nostra lettura. Allora, allora, iniziamo la nostra lettura. L'Arcangelo Michele introduce questa lettura con un esito favorevole. Ammetti la verità con te stesso e agisci di conseguenza. Prenditi un impegno. Queste tre carte sono collegate, sono correlate. Vi spiego il perché. Prenditi un impegno con Dio, con l'Arcangelo Michele, per aiutarti in questa situazione. Perché se tu chiedi aiuto agli angeli, all'Arcangelo Michele, di aiutarti nei tuoi progetti, diciamo che questi progetti possono essere manifestati più velocemente, va bene? Hai bisogno di avere più fiducia, più focus, perché devi ammettere la verità con te stesso, con te stessa. Tu vorresti veramente tanto realizzare questi desideri, questi sogni, però c'è bisogno anche di azione nella direzione dei tuoi sogni. Se in questo momento c'è qualcosa che non va, devi chiedere a te stesso: ma perché? Perché magari stai vibrando in una frequenza un pochino di paura, di sconforto, hai paura di non farcela, hai paura del giudizio degli altri. Se invece tu chiedi aiuto e sostegno all'Arcangelo Michele, tutto andrà bene, tutto andrà nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, va bene? C'è proprio un esito favorevole. Se tu ammetti a te stesso dov'è che stai, tra virgolette, sbagliando, omettendo, dove stai vibrando in una frequenza non favorevole, più preghiera, più un impegno con Dio, con gli angeli, con l'Arcangelo Michele, ti aiuterà più facilmente ad ottenere un esito favorevole. Quindi assolutamente ci vuole intenzioni, parole, azioni, va bene, preghiera, focus e tutto andrà bene nella direzione dei tuoi sogni. Tanto è vero che nelle carte dell'abbondanza si correlano alle carte precedenti, focalizza la tua energia nella direzione dei tuoi sogni, va bene, nelle tue priorità. È anche vero che se tu passi l'intera giornata a pensare cosa c'è che non va, non riesci a ottenere dei risultati, piuttosto piccole azioni giornaliere nella direzione dei tuoi obiettivi, focalizzati sulle priorità, non disperdere la tua energia, non disperdere il tuo tempo, magari guardando la televisione, i telegiornali, ascoltando notizie negative. Cerca invece di ascoltare cose potenzianti, va bene? Cerca anche di riprogrammare la tua energia nella direzione dei tuoi obiettivi e poi agisci in questa direzione, vedrai che tutto andrà bene. Molte di voi, anime infinite, sia che siate operatori di luce o che abbiate un'azienda o che state lavorando in qualsiasi settore della vostra vita, lasciate perdere la competizione. Magari voi anime infinite non avete la competizione dentro e vedete competizione negli altri. Cercate di tagliare le corde con queste energie, piuttosto cercate di collaborare con persone affini alla vostra energia, e cercate di crescere insieme. Magari laddove provate competizione per gli altri, potreste pregare Dio e
all'Arcangelo Michele a lasciare andare queste energie dense egoiche, la competizione non vi serve, vorreste essere meglio degli altri, cercate di essere il meglio per voi stessi, cercate di raggiungere la vostra grandezza, fatelo per voi stessi, il meglio che voi possiate fare, ecco, per dare il meglio di voi, però non dovete nemmeno, non dovete essere perfezionisti, ma dovete essere allineati per poter così manifestare il vostro massimo potenziale, va bene? La competizione è un'energia egoica di paura che separa le persone, cercate di trovare un team, cercate di trovare delle persone di cui vi potete fidare e collaborare insieme, cooperare, non competere, va bene? È venuto il momento anche di prendersi cura di voi stessi, dovete prendervi cura di voi stessi anche cambiando la vostra alimentazione, quindi cibi meno zuccherati. Purtroppo molti cibi, tipo anche la pasta bianca, il pane bianco, contengono degli zuccheri. Questo zucchero crea dipendenza, crea gonfiore, abbassa le vostre frequenze, vi stanca, vi toglie energia. Privilegiate altri cibi. Esiste ad esempio, che so, la pasta di piselli, la pasta di ceci, la pasta di lenticchie, che sono molto proteiche, non gonfiano, non creano acidità, cioè è un cibo medio acido. Mangiate, privilegiate la quinoa, il riso integrale, il grano saraceno che sono cibi alcalini, mangiate frutta e verdura crudi, mangiate cibi che vi danno carica energetica. È venuto il momento di disintossicare il vostro organismo. Questo vi consentirà di vibrare in una frequenza più alta, avere più energia vitale, avere più lucidità mentale, avere più benessere psicofisico, va bene? E dal punto di vista della connessione diretta con gli angeli, con l'arcangelo Michele, con la vostra intuizione, avere un'alimentazione di tipo vegetale è la via più giusta da intraprendere proprio per elevare, per essere più, per vibrare a una frequenza più alta e per accedere più facilmente ai reami più elevati e quindi avere più connessione con voi stessi, con la vostra anima, col vostro sé superiore, con gli angeli e con l'arcangelo Michele. Quindi questo è un consiglio molto molto importante. Importante, non sottovalutatelo, anche perché per raggiungere abbondanza economica, per raggiungere come dire, i vostri obiettivi dovete essere più lucidi, più dinamici, più forti. E questo è un consiglio ottimo perché con delle frequenze più alte voi raggiungerete più facilmente i vostri obiettivi. Ok? Bene, ora tocca ad Alberto. Alberto? Puoi Eccoci qua. iniziare. È Sì. interessante questa parentesi sicuramente sull'alimentazione. Ne parliamo sempre forse troppo poco, ma in realtà insomma dipende anche dalle carte. Possiamo Diciamo che fare più appunto. avanti dei video dove spiegare i cibi da mangiare per le persone che magari vorrebbero intraprendere un'alimentazione di tipo vegetale, per aiutare a consigliare gli alimenti giusti. Ok. No, anche perché, vabbè, al di là ovviamente di cose che creano proprio dipendenza pesante come alcolici, zuccheri e quant'altro, c'è Certo. l'ipersensibilità di cui noi parliamo, ha a che fare anche con l'intestino, no? E quindi appunto, Assolutamente. proprio per questo bisogna evitare assolutamente certi tipi di cibi che veramente infiammano, no? Le pareti dell'intestino, fermentano e quindi Esatto. dopo bisogna insomma disintossicarsi. Quindi, il cibo è una grande prevenzione prima di andare a prendere farmaci o altre cose, sicuramente che Certo. sono molto poco raccomandabili. Ciò detto, vediamo un po', allora, partiamo da Work Your Light, sembra molto interessante questo mantra perché proprio parla di lavorare appunto con la nostra luce e in effetti la prima carta è subito di luce, no? Sì. Quindi c'è questo concilio. E si parla di orchestrazione divina e di aiutanti nei regni sottili. Ora, vabbè, io non vedo benissimo le facce di questi personaggi, ma posso immaginare che siano dei maestri piuttosto che C'è sono dei Maria, c'è galanti. Gesù. Sì, certo. Sì. Beh, cosa dire? Diciamo che in questa fase così particolare di transizione veramente così profonda. Sicuramente un aiuto insomma a livello sottile, un aiuto dall'alto è piuttosto gradito, diciamo così.
il fatto che si parli di orchestrazione divina e proprio di riunione, no? Di tutti questi maestri, credo che dia una certa serenità, no? Perché a prescindere da quello che accade nel qui ed ora, appunto noi sappiamo che va bene così quello che sta succedendo, a parte che poi ci sono comunque cambiamenti continui, quindi assolutamente quello che accade oggi può essere succeduto da cambiamenti incredibili nel domani, quindi devo dire che questa carta personalmente mi dà proprio un grande sollievo, no? Perché ne parlavamo, se non sbaglio, proprio ieri e dicevamo, cavolo, certo che ok, impegnarsi è tutto, però speriamo di ricevere delle comunicazioni, speriamo no, veramente che ci sia una presenza sempre più importante dei nostri amici, dei nostri maestri di luce proprio, perché noi Certo. da soli, sai, per carità, siamo bravi, forti, ma sempre fino a un certo punto, con l'aiuto dall'alto, con la guida, è tutta un'altra cosa, no? Cioè, e quindi, insomma, questa carta devo dire che sicuramente ci dà un bello Ci sprint, ecco, insomma, rincuora. seguire queste figure, non ultima assolutamente quella di Michele, anzi, ci dà proprio come dire, sappiamo di avere degli alleati importanti, ecco, cioè, con tutto rispetto per chi magari invece non prega o magari punta su altre cose, perché in Sì. questo momento io penso che tendenzialmente ci si renda conto proprio che ci si deve affidare a qualcosa di più grande. Se uno pensa che la situazione cambi con la politica o diciamo con le istituzioni tradizionali, non voglio dire che sia un povero illuso, ma francamente la vedo un po' dura, soprattutto vedendo i personaggi che ci sono senza giudizio, per cui invece pregare, meditare, mettersi in contatto, guardare l'esempio, no, di queste figure che nella storia hanno sempre risolto i problemi con poche chiacchiere, con grandi fatti, quando ci sono state malattie, guerre, eccetera, sono sempre intervenuti loro, succederà anche questa volta, no? Quindi questa Certo. è una certezza, non è una previsione. E poi vediamo un po', carta successiva, qui si parla di un salto, no? Un atto di fede, ma proprio un salto da come la figura Leap, è proprio un salto quantico quasi potrebbe essere, è proprio un cambio di forma, di paradigma, diciamo un andare avanti ulteriormente verso la quinta dimensione, staccarsi sempre più dalla 3D. E parla però di andare per primi. You go first, tu vai per primo, poi l'universo Esatto. ti cattura, ti raggiunge, catch. Questo è importante perché naturalmente noi sappiamo benissimo che l'universo è sempre dalla nostra parte, perché l'universo non è punitivo, la vita, Dio, gli angeli non sono dei sadici, non sono dei castigatori, non sono dei giudici, però dipende naturalmente dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni, dai nostri comportamenti, dalle nostre abitudini. Se noi riteniamo di procedere per una certa strada, è normale che, come dice questa carta, dobbiamo fare un salto quantico, un atto di fede. E all'inizio è normale che non ci sono garanzie, no? Che tutto vada bene, è proprio un salto, è come un tuffo, è come uno che si butta in piscina da 5 metri, nel senso, cioè, ovviamente non è che con quel tuffo lì muori, però uno che è abituato a fare magari un tuffo da vicino, ad entrare in acqua con la scaletta, è normale che è una cosa un po' più impegnativa, cioè ti crea un minimo di paura, è logico. Però, insomma, la carta dice tu vai, che poi arriviamo noi, Certo. no, in buona sostanza, e subito dopo la carta precedente che era già abbastanza rassicurante, no? Quindi, Certo. in questa fase è fondamentale sicuramente prendersi anche dei rischi in un certo senso, fare delle cose, abbandonare delle abitudini malsane, anche delle persone malsane, perché no? Perché quando appunto si passa da uno stato all'altro, da una dimensione all'altra, è anche fisiologico che certe persone non entrino più in risonanza, Esatto. perché naturalmente noi cambiamo tutti i nostri pensieri, lasciamo andare delle emozioni pesanti, facciamo pulizia, facciamo delle azioni, togliamo tutto quello che non serve, è molto probabile che diverse persone che magari prima per vari motivi erano, diciamo, nel nostro, come posso dire,
non dico nelle frequentazioni, ma comunque facciamo parte dei nostri contatti, puff, tutto un tratto non le sentiamo più, non è cattiveria né niente, semplicemente noi siamo andati avanti e loro hanno fatto delle altre scelte. Non c'è giudizio, non c'è polemica, però è questo percorso talvolta è anche molto personale, no? Quindi uno non è che deve stare lì a guardare che siano tutti pronti o avere per forza quello vicino. Cioè, certo. È il cielo che ci aiuta, no? È dall'alto, cioè la mano invisibile, no? Non c'è uno fisicamente che ti porta come la mamma che ti porta a scuola elementari, ma c'è Dio, ci sono gli angeli che ti accompagnano, che ti dicono tu vai, non ti preoccupare, dopo noi arriviamo, noi non ti lasciamo lì solo al baraglio, la tua missione è grande, ma poi noi arriviamo, l'importante è che tu faccia questa scelta e prosegua, perché se rimani lì, se hai paura, poi ti rendi conto che sei stretto. Devi fare questa metamorfosi, devi inventare farfalla, devi far morire una parte e rinascere e andare oltre, perché poi quel cambiamento lì avrà una serie di veramente di conseguenze incredibili, tu non ti devi preoccupare, poi le persone ti seguiranno, ma tu devi fare da apprendista, è proprio questo il punto, perché sennò lo potrebbero fare tutti, invece tanti si accoderanno, ma l'importante è che arrivino anche loro, però noi dobbiamo fare per primi certe cose, evidenti, certo. Abbiamo scelto questa cosa e ci dobbiamo buttare. Poi la carta successiva, vediamo un po', parla di lo stai già facendo in effetti, quindi è un'altra rassicurazione, come per dire stai tranquillo, guarda che tu lo stai già facendo, l'importante è che non pensi troppo, non analizzi troppo e affronti il tuo vero nord, no? la stella polare, il nord, la bussola, cioè ciò che ti guida costantemente, no? La missione. Quindi vai tranquillo, non procrastinare, non farti mille domande, non voler sapere già tutto, non puoi avere il puzzle già tutto pronto, no? Quando uno compra un puzzle, fa il puzzle, fai da sé alla volta, non è che cioè, tu vedi la figura, fai un passo alla volta. Esatto. È quello bellissimo che questo paragone. Importante, bellissimo questo paragone del puzzle. Sì, mi è venuto in mente perché poi vabbè tu sai che io sono appassionatissimo di cartoni animati, allora mi è venuto in mente che sono passato davanti a un negozio delle Lego e c'era sì. Una costruzione in particolare che mi piaceva molto e allora mi è venuto in mente quella cosa lì, sì, ma quando sì. Si costruisce, no, che ce l'hai in testa fondamentalmente sì, la figura, sì. Quello che andrai a fare, sì. Ma devi mettere un pezzettino alla volta, evidentemente, no. E questo stop overthinking è fondamentale, perché se tu pensi troppo si crea la famosa paralisi da analisi, cioè oddio aspetta però hai fatto quella roba lì però è giusta, oddio adesso però gli altri cosa penseranno, allora se cominci a andare nel dubbio si crea un vortice, comincia ad avere i pensieri che gironzolano come un sciame di api e non ne esci, perché poi i dubbi diventano sempre più grandi e invece la carta ti dice vai tranquillo, tu hai la bussola, hai la stella polare, l'arcangelo Michele, l'animale guida, ci sono tutti lì con te, tu affronta la paura, tanto sappiamo benissimo che dall'altra parte della paura non c'è niente, cioè tu l'affronti la paura e scopri che non c'è niente, mentre se non l'affronti rimane lì ovviamente, certo. Quando tu l'affronti capisci che è un'illusione. E quindi insomma anche questa carta qua è molto interessante, però è una carta di azione, cioè come dire sì, ok, lavora su di te, però fai i passetti piccolini come il bambino quando impara a camminare, ma che sia una cosa al giorno, però la devi fare. Giusto. Quindi questo è fondamentale. Poi andando avanti qua andiamo veramente, arricchiamo ulteriormente il piatto perché qui sono veramente uscite delle carte incredibili. Sì. Vediamo un po' perché il telefono sta facendo un po' il e dunque, allora abbiamo, si parte con bambini. Questo è sicuramente molto interessante perché bambini ovviamente rappresentano la purezza, no? Qui si potrebbe parlare del nostro bambino interiore, si potrebbe parlare anche di bambini in generale, perché no? Certo. A tutti capita nel quotidiano magari di vedere dei bambini, no? Bambini che giocano, a me è capitato qualche volta di andare a prendere il mio nipotino all'asilo. Sono sempre incontri molto belli, francamente, perché i bambini hanno quella positività, quella genuinità che veramente ti dicono una frase e ti mettono al muro perché sono veramente straordinari nella loro genuinità.
e ci consentono di lavorare con il nostro bambino interiore, perché a seconda di come noi ci poniamo con loro, questo la dice lunga Sì. riguardo a com'è il nostro rapporto interiore, no? Sì. Quindi questa è una carta molto bella, devo dire, perché è un invito proprio alla purezza, no? Sappiamo benissimo comunque che in questo percorso qua è molto importante mantenere la purezza. Il bambino sicuramente, perlomeno se è stato educato bene, se non ha già subito dei traumi allucinanti, diciamo che è puro, no? È molto giocoso, molto spontaneo, ringrazia, chiede scusa, no? Ha tutta quella serie di atteggiamenti che poi bisognerebbe mantenere anche da adulti in realtà, che però poi per la paura del giudizio, per la fretta, per mille motivi, si abbandonano ed Sì. è un peccato veramente mortale, perché quanta gente diventa seria, non gioca più, non si mette in discussione, abbandona le cose che gli Esatto. piacevano, no? Cioè, sono cose veramente brutte, bisogna recuperarle, no? Guarire Perché il poi bambino interiore. noi facciamo i conti con quella parte lì, Eh sì. che cioè, se noi non l'ascoltiamo poi scalza anche pesantemente, perché poi ci sono, può avere varie manifestazioni, può esserci il pianto, ma poi possono esserci anche aspetti di rabbia, possono esserci atteggiamenti quasi anche vampirici, quasi narcisisti anche, perché appunto se uno non fa i conti con questa figura Esatto. e poi si pone in modo malsano anche con gli altri, creando relazioni morbose, magari è Sì. stato abbandonato, è stato rifiutato, umiliato a qualche livello, allora rischi di proiettare la stessa cosa sugli altri se non ci lavori su. Quindi è molto importante questa cosa qua, e il fatto anche che questa carta sia uscita subito dopo quella di prima, in cui già lì, tra l'altro, parlavamo, no, dell'aspetto bambino e del fatto comunque di andare avanti, sempre non pensare troppo, perché il bambino non pensa, che non significa che va avanti per istinto, però lui è sempre attivo, no? Magari c'è un Esatto. momento così, magari chiude gli occhi, immagina, poi va avanti, mentre noi tante volte stiamo lì e pensiamo, ok, pensare, però poi bisogna anche agire, perché col pensiero, con la sola teoria, non si va molto lontano, no? Bisogna Certo. anche mettere in pratica. Dopodiché, cavolo, cioè ci sono delle altre carte che sono veramente molto molto potenti, perché abbiamo in sequenza Sì. il soulmate, che è l'anima gemella, romance, che è proprio l'amore, no? Quello finale, quello bello, proprio Sì, romantico, no? Di coppia, e miracoli. assolutamente. Quindi finale veramente molto potente, nel senso che appunto dopo aver portato avanti questo lavoro sul bambino interiore, arriva l'anima gemella, guarda caso, no? Tu hai lavorato su quella parte lì e non è un caso che trovi la persona giusta per te. Cioè, è una conseguenza logica, non è niente di miracoloso, perché delle volte uno magari è così disperato, così preso dalla vita di tutti i giorni, che non ci pensa, Sì, non però ci Alberto, crede. per te è scontato, molte persone che ci seguono però non sanno che il discorso del bambino interiore è fondamentale per trovare l'anima gemella. Approfondiscila questa cosa, perché molti non lo sanno che è così. Sì, no, no, hai ragione, sì, forse va un po' approfondita questa cosa. No, diciamo, per esempio, mi viene in mente anche un'altra cosa, il bambino interiore influenza sicuramente le relazioni, come dicevo prima, anche Sì. il rapporto col denaro, perché Assolutamente. naturalmente, come dire, dopo bisogna anche, cioè, a parte bambino, ok, ma bisogna anche rendersi autonomi, bisogna essere in grado di avere, no, la propria energia. Di avere i propri gusti, di procurarsi, no, il denaro da soli, di avere una propria occupazione, e questo poi appunto man mano che tu lavori su di te fai chiarezza, no? E questo ti consente anche di trovare la persona. Diverso è, come dicevo prima, se tu invece non lavori su di te, o magari lavori parzialmente, certe cose le lasci lì magari perché non le vuoi vedere, oppure dici ma sì, ci lavorerò prima o poi, cosa vuoi che sia? No, questo può causare, magari ti va bene nel lavoro, faccio per dire, magari è un disastro in amore, perché appunto sei totalmente focalizzato sul lavoro, non dai spazio alle emozioni, non ti prendi un'ora per uscire, non sei aperto un minimo alla vita, la persona non è che ti suona a casa, voglio dire. Quindi, ammesso che ha un interesse, logicamente, perché è fisiologico, magari non tutti vogliono stare in coppia, ci sono anche persone che magari dicono, che ne so, un periodo preferisco stare da solo, focalizzarmi su di me, però dopo è ovvio che in linea di massima, insomma, in coppia, no, con la condivisione è più
bella la vita, secondo me, no? Perché comunque in due si fanno molte più cose, si sta bene, no? Dopo si trovano gli amici, quindi è importante questo. E ripeto, non è un caso che questa carta sia uscita Esatto. subito dopo il bambino, no? Quindi le carte precedenti forse erano un po' più, appunto, parlavano, no? Di risultati, di agire, Certo. più legate al percorso di luce, però poi giustamente è ok il percorso di luce, salvare le anime, aiutare le persone, ma poi giustamente portiamo un po' di luce anche dentro di noi, trovando una persona, perché no? E si parla proprio di romance, proprio di amore romantico, Amore quindi romantico. Sono uscite insieme. c'è un forte accento proprio su questa cosa, è molto interessante, no? Perché veramente, insomma, per chi ci crede c'è la possibilità proprio di costruire un amore proprio a 5 stelle, proprio a 360 Sì, gradi, quindi sì. un rapporto veramente molto bello, molto genuino, molto intenso, no? In cui proprio ci si parla in modo molto schietto, si vive intensamente, si fanno tante cose, ci si confronta, è qualcosa che è ideale, ma è anche reale allo stesso tempo, dipende da noi, cioè nel senso, se noi appunto lavoriamo su di noi, ci amiamo, siamo noi in primis la persona giusta per noi stessi, ecco che allora si materializza esternamente la persona giusta per noi stessi. Ed è qualcosa di incredibile, perché quando succede è qualcosa veramente che ti emoziona, che proprio ti fa provare veramente, no, le classiche farfalle nello stomaco, la sensazione che fin dalla prima volta quella persona sia quella giusta, che valga la pena, anzi la gioia, dico io, di impegnarsi, Esatto. magari bussare certi angoli e lavorare con l'altra persona, perché la persona ti fa da specchio e quindi logicamente il percorso comunque è lungo e infinito, quello verso l'illuminazione, verso la felicità, e quindi con un'altra persona abbiamo la possibilità ancora meglio di fare il lavoro, perché finché è da solo è come quando suoni da solo o nel gruppo capisci molto di più come suoni, se hai il ritmo giusto, se rispetti gli altri, se rispetti le idee, se sei propositivo. E poi c'è l'ultima carta che parla di miracoli, quindi veramente devo dire che proprio Bellissima. no, è una lettura pazzesca, veramente molto, direi, oltre che di cuore. Mi viene da dire anche molto di pancia, no? Nel senso che se ne parla poco, anche del plesso solare, no? È sempre una parte che viene messa un po' in secondo piano tendenzialmente rispetto al cuore, che tende un po' a dominare ed è anche giusto così, però è molto importante anche lo stomaco, proprio le sensazioni di pancia, no? E quindi questi benedetti miracoli, chissà, solo Dio, solo noi possiamo sapere cosa possa succedere, perché veramente è una lettura talmente completa che proprio si è veramente Sì. evoluta carta dopo carta, che io rimango quasi in un certo senso con un punto interrogativo, come per dire, ma dove possiamo arrivare? Veramente lontanissimo, cioè se questo è quello che ci viene proposto. Assolutamente. Cioè, quindi ragazzi, dipende solamente dalla fiducia, dalla fede, no? Che noi abbiamo in noi stessi, perché se noi man mano facciamo chiarezza, comunque facciamo quello che ci piace, cerchiamo di attorniarci di persone bellissime e giuste per noi, questi miracoli succedono, perché veramente poi si creano delle sincronicità e possiamo Esatto. trovare i contatti giusti, i tempi giusti, gli incontri giusti per portare avanti questo bellissimo percorso, e se Dio vuole poi anche la situazione si sbloccherà, naturalmente si potrà riprendere a viaggiare e portare avanti dei progetti concreti sul campo, no? Perché ovviamente adesso è ancora un po' difficile materializzare certe cose, ma una volta che sicuramente si potrà fare con i vaccini piuttosto che in altri modi, allora lì si metteranno in pratica proprio delle cose, perché è già tutto pronto, cioè i progetti spirituali non solo, sono già tutti pronti, è già tutto chiaro. Questa situazione è stata solamente una pausa, una piccola pausa per un attimino capire quali sono le priorità e poi ripartire meglio di prima, perché sarà una nuova normalità, è evidente che non sarà come prima. Però se Dio vuole, se noi abbiamo fatto chiarezza in questa fase, noi veramente ripartiremo con una gioia, con una chiarezza che ci consentirà veramente di andare in giro proprio con un GPS, con un navigatore interiore incredibile, cioè noi andremo in giro con una forza che le altre persone,
ci attireremo a vicenda come dei magneti, no? Quante volte cercavamo delle persone e non le trovavamo, no? Siamo rimasti tutti in quanti, siamo rimasti probabilmente in una specie di bolla. Ma adesso ci ritroveremo, no? L'abbiamo detto anche in questi giorni, ci Assolutamente. ritroveremo. Bene, bene. Ecco. Grazie Alberto, miracoli infiniti alle porte, se Dio vuole. Allora, noi per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica e volevo ricordarvi che ci occupiamo di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce, ok? Possiamo facilitare questa guarigione che porta armonia e equilibrio in tutti i livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove voi avete bisogno. Ci occupiamo anche di letture angeliche con le carte o come connessione diretta, ok? E poi c'è Logos Healing per chi è interessato, per aiutarvi a eliminare tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Diciamo si avvale di due fasi: una è quella di liberazione e di guarigione, ok? Per eliminare tutto ciò che è opposto all'amore. L'altra fase è quella di riprogrammazione per riallinearvi al vostro scopo divino, ai vostri obiettivi, ai vostri sogni, no? Vibrando, arrivando quindi a vibrare a una nuova frequenza affinché i vostri pensieri, le vostre emozioni, la vostra energia vibrano proprio nella frequenza della manifestazione che volete raggiungere. Per i vostri scopi personali, a livello di manifestare un compagno o una compagna, a livello di manifestare più abbondanza economica, più prosperità, a livello di raggiungere i vostri progetti personali e dell'anima. Va bene? Volevo anche ricordarvi che vi sarà fatemi vedere, a fine maggio, 29 e 30 di maggio, il seminario di guarigione con le nuove frequenze di luce. C'è ancora posto, potete iscrivervi, il seminario è in promozione, ok? Per accedere a questo nuovo livello di guarigione, a queste nuove frequenze, queste nuove energie, una volta che voi imparerete questo lavoro, resteranno con voi per il resto della vostra vita e potrete utilizzarli per guarire voi stessi e per guarire gli altri, o meglio, per facilitare la guarigione su voi stessi e facilitarla sulle altre persone, sul pianeta, sugli animali, su tutto ciò che volete. E queste porteranno maggiore equilibrio, maggiore armonia nella vostra vita. Vi sarà anche il seminario di connessioni angeliche sulla connessione con gli angeli e con l'arcangelo Michele e questo sarà il 17 e il 18 di luglio 2021. Va bene, un weekend meraviglioso dove imparerete per gradi a connettervi con l'arcangelo Michele. Prima imparerete a leggere le carte, ok? Il secondo step sarà la scrittura ispirata che arriva dall'anima, dal cuore, e poi avremo la connessione diretta. Questo lavoro, questi lavori sia di guarigione che di connessione con gli angeli, sono lavori protetti dall'Arcangelo Michele, quindi si lavorerà in uno spazio sacro, armonico e protetto, dove l'energia è radicata fino al centro della Madre Terra, dove voi sarete pienamente coscienti, consapevoli, ma aperti a un nuovo livello di guarigione, a un nuovo livello di espansione, di connessione con l'Arcangelo Michele. Bene, io e Alberto vi salutiamo e vi auguriamo una settimana meravigliosa. Un bacione a tutti. Ciao Alberto! Ciao, buon tutto, ciao ciao. Ciao ciao!